Oggi una notizia bomba dalla Spagna, lo scrive Don Balón. Il Real Madrid vuole Patrick Cutrone già per il mercato invernale. Bene, subito ci siamo informati, è una notizia assolutamente priva di fondamento, sia dalla Spagna non ci sono conferme riguardo a questa notizia e soprattutto dall'Italia. Non dimentichiamo, Patrick Cutrone ha appena avuto il contratto prolungato fino al 2023, circa 1 milione di euro, è una promessa, il Gattuso in questa settimana cercherà di anche studiare la possibilità di mettere magari le due punte lavorando per adesso con Higuaín, perché non dimentichiamo, domani il Milan riprende la preparazione, saranno ben 14 giocatori che non saranno a disposizione di Gattuso, tanti nazionali italiani under 21 con la nazionale maggiore, poi fra gli stranieri manca Laxalt, Lilovic, non c'è Suso, non c'è Calhanoglu. Non ci sono un giocatore come Ricardo Rodriguez, quindi per Gattuso si tratterà di lavorare con i giocatori che rimangono, studierà anche un eventuale nuovo schema, ma secondo noi contro il Cagliari, un Cagliari che ieri ho visto molto bene contro l'Atalanta, giocherà la stessa formazione praticamente che abbiamo visto vincere contro la Roma. Con Caldara o senza, secondo noi giocherà ancora Musacchio, per attendere il debutto di Caldara bisognerà aspettare la partita che si giocherà in Lussemburgo contro il Dudelange, ma là davanti Suso, Calhanoglu e davanti Higuaín, pronto a colpire Pungiglione, Cutrone, Cutrone il Pungiglione quando entrerà in campo, come sempre fa lui il rabdomante del gol. E direi che è tutto, da domani riprende la preparazione Rino Gattuso e i suoi giocatori in vista di Cagliari-Milan e poi la volata di 7 partite fino alla prossima sosta dei primi di ottobre.